A Neri la festa promozione comincia più a defisco d'inizio con la squadra che sfila fino al centrocampo. L'applauso più grande è ovviamente riservato a Adrian Ricchiuti che oggi diventa ufficialmente il giocatore con più presenze in maglia scacchi, ben 340, superando Gianfranco Sarti. Per lui la gioia è immensa, quattro promozioni in maglia biancorossa non sono cosa da poco. La più importante è quella con Accori in direzione Serie B, quella odierna rappresenta la rivincita personale. All'andata fu una gara che fece arrabbiare gli uomini di Mastro Nicola nel servizio di presentazione del Medola, avevamo pronosticato una manita, alla fine saranno molto di più, ma oggi quel che importa è che lo stadio sia colorato di biancorosso. Non è il pubblico delle grandi occasioni, dopo tutto, sempre d'eccellenza si tratta, ma quel che importa è che almeno i 2700 siano lì a sostenere i propri colori, mentre in campo Buonaventura inizia il suo personale show quando già al secondo si lascia respingere il tiro da Ticchi. Lo stesso attaccante sfiora nuovamente la marcatura con la palla che si spegne al lato. L'attaccante, indemoniato e voglioso di mettersi in mostra davanti al pubblico amico, viene fermato sul filo del fuorigioco da Ticchi. Ci sarebbero gli estremi per un penalty, ma l'arbitro sorvola quasi a sapere quello che succederà nel dopo. E infatti, con un sinistro delizioso, Buonaventura trova la via del gol. È l'1-0 che apre la strada, le acque e la festa biancorossa, che mai così colorata forse non l'è mai stata. Prima però, dopo i gol, subito Ticchi è costretto a lasciare il campo. Al suo posto, Baldazzi, che porta il nome di un giocatore che a Rimini conoscono tutti come amico e vedendo quello che succederà, l'accostamento non è poi così lontano. Specie quando Ricchiuti al 19° mette alla prova la freddezza del portiere appena entrato con un pallonetto sul quale Baldazzi si supera deviando il corner. Ma 10 minuti più tardi, Fabbri, servito proprio da Adrian Ricchiuti, piega le mani all'amico Baldazzi. 2-0 e festa che prosegue a suon di gol. Guiebre vorrebbe mettere il timbro da subito, ma il suo diagonale si spegne sul fondo prima che Baldazzi venga chiamato nuovamente in causa sul tentativo di Ricchiuti. Bravo a sfilare il pallone a un avversario, ma il portiere evita il peggio. Al 37° contropiede del Rimini, 3-3, Ciccarevic allarga per Buonaventura che entra in area e tira. Sulla ribattuta arriva Ricchiuti, ma viene ribattuto anche lui da un difensore. 2 minuti più tardi il Rimini sigla il tris, Ricchiuti abbraccia Buonaventura, tiro cross, Buonaventura sulla traiettoria firma il secondo sigillo di giornata, abbracciando poi il compagno. Ma la tripletta è solo questione di 2 giri di lancette. Ricchiuti, straordinario, serve il partner d'attacco che raccoglie il pallone e scarica in fondo al sacco il poker. 4-0 e seconda tripletta in stagione per il Bomber. Dopo quella si gratta alla Marignanese. Il Meldola vorrebbe rimanere negli spogliatoi, ma l'arbitro purtroppo ordina il rientro. Passano 3 minuti e Guiebre scrive il proprio nome nel tabellino dei marcatori. 5-0 e l'Iduenza biancorossa non si ferma. Viene stemperata per un attimo da Giangrandi con un colpo di testa dall'altra parte che Scotti sbanaccia sopra la traversa. Dal terzo si passa al 6° minuto e ancora una volta l'ex Meldola Guiebre ringrazia compagni e presidente per il passaggio a Rimini con il secondo gol di giornata. Alla faccia dell'ex, nessun rimpianto, addirittura di rabona. Il figlio del presidente Gugnoni dalla panchina non la prende bene e viene espulso per proteste. Ennesimo lancio dei Ricchiuti per Valori che davanti a Baldazzi prova la puntata di destro, ma il portiere ci arriva e mette in angolo. Al 19° 7° gol del Rimini, Ricchiuti calcia in porta e con l'aiuto di una deviazione la sfera si infila nella rete del Meldola per la 7ª volta, 340 volte grazie e 71 gol in maglia biancorossa. Libri da scrivere? Ce ne saranno, ma adesso cagliamo il sipario? No, manco per sogno. Ricchiuti sfera ancora il gol con un sinistro a giro vellutato che esce di un soffio lontano dal palo alla sinistra di Baldazzi. Nel frattempo viene espulso Bini per proteste. Ciccarevic al 90° centra il pieno in palo con un destro da centro aria. Nella resta per Buonaventura non vuole fermarsi, lancio di Guiebre per Valori, cross al centro e Buonaventura di sinistro nell'area piccola calcia al volo e mette in porta l'8-0 biancorosso. L'otto volante e 8 memorabili gol per una memorabile giornata all'insegna della festa del ritorno tra i dilettanti con tanto di festa colorata e di gioia biancorosso. Con la tinta unica che per sempre caratterizzerà il cuore della Romagna che un tempo era di Gianfranco Sarti e che ora passa il testimone a lui, Adrian Ricchiuti.